Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, o meglio, nella nuova partita di YouTuber Steam. Oggi il Milan in casa però del Milan, quindi una partita che può farsi difficile, perché il Milan in casa sicuramente è piuttosto che in trasferta, ma sicuramente anche perché chiaramente YouTuber Steam arriva da qualche momento non idilliaco, ecco, diciamo così, e quindi un po' di motivazioni in meno ci sono. Per questo umore un po' che è calato, grazie a qualche prestazione un po' così così, ricordiamo Sampdoria e altre partite. Però si spera che magari sia appunto questo, insomma, di buon auspicio e consenta a YouTuber Steam di portare a casa 3 punti fondamentali. Direi che possiamo iniziare. 3, 2, 1, via. Eccoci a San Siro. Allo stadio Meazza, non mi ricordo mai quale parte sia, è San Siro, ok. Vabbè, Milan YouTuber Steam, solita giornata uggiosa, come direbbe qualcuno, sempre quel nuvoloso, quel tempo triste, ok che siamo a gennaio però, fioi, qua a Milano ogni volta tra YouTuber Steam e Paletta, mamma mia che brutto, ok. Quindi una giornata uggiosa che speriamo diventa splendente, soleggiante, grazie alla prestazione dei nostri campioni. Inizia così, col Milan possesso palla. Musacchio, Locatelli, Kalinic, subito la gira per Suso che è sulla sinistra ma bravissimo, Avsim, a Daniel Ragobbo il nostro Mandzukic della situazione, Vivicianen, il Marchese, si gira, Marchese, cerca e trova Deglio che però stoppa male e la perde, Kalinic, bravissimo Nino che prende la palla al Milan. Nino cerca il Marchese, vediamo se ce la fa, se ce la fa, Marchese, il tiro, e la rete sull'errore di Musacchio, il Marchese bianconero, che gol stupendo, dopo aver preso palla, rubata all'avversario e tirato una bomba, nulla può fare il portiere del Milan. Esultanza, riguardiamo, qua bravo Nino che prende palla veramente, questo è un passaggio filtrante, non perfetto, ma il Marchese si mette del suo e anche Musacchio, diciamo, questo stop. Nei confronti praticamente dell'avversario, dell'attaccante, e quindi il Marchese ha vita facile. Riguardiamo il passaggio filtrante, che di per sé era anche buono, diciamoci. Siamo chi? Eh sì, e poi il Marchese la prende e la tira, che meglio non poteva accadere. Ricomincia il Milan, quindi buona partenza, buonissima partenza per YouTuber Steam, che è già in vantaggio sull'1-0 dopo poco più di 10 minuti. Ecco qua l'interdittore, come sempre Vivicianen. Nino qua la perde, male qui Nino. Per ora gli equilibri sono spostati a favore nostro, teniamocelo presente. Carmi Specie, oggi titolare. Dani, Vivicianen. Per Dani, bellissimo passaggio filtrante. Dani che cerca il Marchese, qua Musacchio non sbaglia. Locatelli. Suso, Paletta, Madonna, Paletta, non si può vedere. Musacchio, Biglia, Manuel Locatelli, Suso, Borini, Locatelli. Qua fallo di Carmi Specie, anche se beh, non vedo tutto questo fallaccio, ma comunque, punizione. Riparte il Milan, attenzione il Milan può essere pericoloso. Carmi Specie, bravissimo in difesa. Contropiede ad esempio, attenzione, Castelluccio. Castelluccio va via, si allunga troppo. Marchese difende palla bene col corpo. Avsim sulla sinistra, fa una finta e prende fallo. No, niente. I falli non ce li fischiano mai. Tranne questi, questi sì. Vivicianen fa fallo sul giocatore del Milan. Palla al Milan. Punizione da metà campo con Paletta, che ancora non si è rasato in questo caso. Castelluccio, oggi trequartista posto Kinoschi che riposa, oggi fa riposare con qualche sessione il Marchese, prende palla ancora, ancora Marchese contro Donnarumma, Marchese, oh, sbagliato, che schifezza ha fatto, Marchese che poteva fare doppietta, si perde in un bicchier d'acqua come si suol dire e guardate cosa fa, cerca di pensare, che di pensare quindi è anche intelligente ma diciamo non troppo, peccato, poteva essere una buona, buonissima occasione per il Marchese e per la sua squadra. Lancio lungo di Donnarumma. Kalinic. Via.
Locatelli. Milo perde Kalinic, perfetto qui Carmi Special, tra l'altro che rischiava, si rischiava un gol pesantissimo, ma Carmi Special fa buona guardia e devia la palla fuori in calcio d'angolo. Riguardiamo qua Milo male, questa deviazione sulla corsa di Carmi Special è veramente essenziale, fondamentale. Biglia. Calcio d'angolo, ora il tiro, il cross in mezzo, benissimo. Finisce qui il primo tempo con YouTuber Steam in vantaggio 1-0 in casa del Milan, San Siro. E quindi direi che è una partita che per ora sta volgendo verso il verso giusto, però 45 minuti sono ancora tanti e c'è possibilità di fare qualsiasi altra cosa. Queste le statistiche, noi ci vediamo fra pochissimo con il secondo tempo. A fra poco. Riconfermata la rosa, la squadra del primo tempo per YouTuber Steam e credo anche per il Milan, sì. Daniel Galgobbo a metà campo, possesso palla, Marchese dietro per Castelluccio, però Castelluccio è dietro l'avversario, quindi non prende palla. Attenzione, bravo Nino. Un po' meno adesso. Nino che castiga tutti, stilettate sulle caviglie. Infatti arriva forse, no, solo l'avvertimento. State attente, mi raccomando. Questo è quello che aveva detto, dal labiale si legge questo. Riguardiamo. Sì, un pestone, nulla di che, insomma, un pestone innocuo, amichevole, una pacca sulla spalla, anche se era un pestone. Parte Leo Bonni, spostatore di equilibri, che fa questo tiro indecente, ma sto cacchio che è indecente perché il Milan trova il gol. Spostatore di equilibri, cioè, può fare gol a Conti, ma in realtà non ha fatto niente Bonucci, ha fatto tutto Conti, o meglio, ha fatto tutto quanto Milo, che si è perso il giocatore. Cioè, riguardiamo, Milo disastroso oggi, dopo la svista prima su Kalinic, arriva quella adesso su, infatti qua, cioè, sì, tra l'altro Milo che incita i suoi, ma dopo aver fatto l'errore, ok. Guardiamo qua, qua, beh, diagonali, fase difensiva, sembra un po' Lichtsteiner quando non ha preso bene. Guardiamo. Qua, bravo. Però, vabbè, bravissimo anche Conti a inserirsi senza dare, però insomma diciamo che è un gol più della difesa della Juventus, sì, della Juventus, di Tuber Steam che del Milan. Scusate se qualcosa dico Juventus a posto di Tuber Steam, ma ormai tifo Tuber Steam contro Juventus, quindi sono abbastanza vicino alla squadra. Attenzione perché Casemiro dopo il passaggio di Telio, per poco, poteva essere un altro gol. Occasione interessante, qua Delio 1-2 bravissimo con Castelluccio che si conferma un buon playmaker. Qua il Marchese angola troppo, di un metro e mezzo fuori. Ricomincia Donnarumma, Gigio. Che Gigio, in recente dichiarazione, ha detto che il suo idolo da piccolo era Giuseppe Zebrato Doc, quindi diciamolo per correttezza. Deglio. Deglio ancora. Cambia tutto per Dani un po' a caso, in realtà non è male idea. Dani per il Marchese bianco-nero. Il Marchese. Vabbè, palla nostra. Il Marchese è un po' allungata. Alla fine calcio d'angolo. Avsim battuta. La batte ora. Cross in mezzo. Marchese, campanile fuori. Questa rimessa dal fondo mi sa per Gigio. Ho idea. Marchese ha avuto tante occasioni, ne ha sfruttata solo una purtroppo. Questo è un po' un limite perché quando hai meno 2-3 occasioni nitide dovresti portare la rete, invece in questo caso non è successo. Marchese non informissimo, nonostante il gol in queste recenti comparsate, anche perché complice un po' l'andamento della squadra, non molto, molto buono. Ecco qua la Marchese, questa volta gira molto bene per Avessim sulla sinistra che avanza, palla al piede, sopra la metà campo dopo aver fatto fuori Locatelli. Locatelli contro Avessim, Avessim lasciato Locatelli, Avessim ancora, Avessim finta contro finta, quante finte fa? Cross in mezzo, attenzione! Non arriva, arriva prima la difesa del Milan. Un po' di contropiede del Milan. Buona guardia di Roberto, fuori dallo SDV. Nino, BBC. BB per Dani che poi ha Sim che la sbaglia, ma BBC Stefano, Stefano ancora, Marchese sbaglia, mannaggia, ma mannaggia a me tra l'altro. Roberto, Roberto,
Arcanes una volta. Ti cavo, cacchio. Perché mi dovrei cavare io da solo comunque, di quello. Lasciamo perdere. Riusciamo a prendere palla? Forse sì, forse no. Delio, Milo. Delio. VB. Bella giocata di VB per Castellucci, il Marchese. Delio sulla destra. Delio che ormai è un po' stanchino. Cioè, sento gli oppla da qua. Non importa. Delio cross in mezzo. Castelluccio, mamma mia. Pareggio, ragazzi. Potevamo fare anche. Vabbè, lasciamo perdere. Amara pareggio, ecco. Perché forse più di una sconfitta. Perché le occasioni erano tutte a favore nostro. Finisce qui con le statistiche. Come sempre. Diciamo che i passaggi, ok, sono del Milan, però. Guardate i tiri che non sono in porta, ma sono tiri da partita che poteva finire anche un 2-1 senza grandi risultati, ma sicuramente a favore nostro. Non importa, un punto importante comunque a San Siro, perché San Siro è la squadra del calcio e a prescindere dai livelli delle squadre, portare a casa qualcosa a San Siro è sempre una cosa importante. Ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà. Forza YouTubers Team, Road to Glory. Ciao!